Ciao a tutti ragazzi, come state? Benvenuti in questo nuovo video. Se ancora non mi conosci, io sono Lorenzo Campo, sono imprenditore digitale, mi occupo principalmente di Instagram, quindi come dominare e monetizzare questa piattaforma al meglio. Se ancora non sei iscritto o iscritta, iscriviti al canale, attiva la campanella ed ovviamente seguimi anche su Instagram perché lì posto contenuto di valore, quindi insomma è molto molto interessante. Prima di iniziare con il video ti ricordo che oggi, nel momento in cui stai vedendo questo video, che è uscito, che esce il 21 settembre, mancano 9 giorni alla mia live, alla live che farò il 30 settembre, ore 21:30. Quindi per iscriverti, per prendere posto, per riservare il tuo posto a questa live, sarà una live in cui parlerò di business, in cui parlerò di Instagram, parlerò della mia storia, di alcuni risultati che ho raggiunto, alcuni risultati che ho fatto raggiungere. E inoltre poi parlerò di alcuni problemi molto importanti che ha il business online ed anche come risolverli. Quindi se sei interessato, diciamo, all'imprenditoria online, al business online, non puoi perderti assolutamente questa live. Iscriviti cliccando il link qui sotto, andando su www.conoscilapassword.com. La procedura di iscrizione è molto semplice, basta andare sul link, cliccare poi su riserva il mio posto, il pulsante verde, lasciare i tuoi dati e semplicemente ci vediamo poi il 30 settembre, ore 21:30. Quindi, fatta questa premessa, partiamo subito con il video e parliamo di milionari nel mondo. Nel titolo del video faccio notare appunto che durante gli ultimi anni c'è stato un incremento molto importante nel numero di milionari nel mondo, ok? In particolare qui ti faccio vedere adesso la foto che sto guardando qui al computer. Possiamo vedere che in America, per esempio nel 2015, questo numero sarebbe i milioni di milionari che ci sono. Sembra un gioco di parole, però sono i milioni di milionari. Quindi in America, appunto, negli Stati Uniti c'erano 15,7 milioni di milionari nel 2015 e nel 2020 sono diventati 20,6 milioni di milionari. E tra l'altro poi l'America è stata la crescita anche quella, diciamo, minore, perché in realtà c'è stato il 32% di crescita, mentre in Gran Bretagna, in Inghilterra il 62%, in Giappone il 69%, Francia 60%, insomma è così via come stai guardando dalla foto che ti avrò messo qui sopra. Cosa vuoi dire però con questo video? Se voi leggete anche alcune statistiche, alcune altre ricerche un po' più approfondite, viene esplicitamente detto che questa crescita così esponenziale è data anche dall'avvento di internet, ok? In realtà internet c'era anche ovviamente 5 anni fa, però infatti più che dall'avvento di internet, dall'avvento dello sfruttare internet per fare business. Voi pensate che nel 2015 ancora piattaforme come Instagram, Facebook, sì, venivano utilizzate, però da pochissimi venivano utilizzate per fare business, ok? In realtà tipo Instagram è nato, se non ricordo male, ad ottobre del 2010, è apparso per la prima volta, e quindi insomma ovviamente non è partito subito come business, è partito come social media, poi chiaramente è diventato un business, miliardi di euro, dollari spesi in pubblicità, ok? È tutto quello che magari già sapete, o comunque ne parleremo in un altro video. Quello che voglio dire appunto è che negli ultimissimi anni, praticamente negli ultimi 5 anni, tantissime persone si sono iniziate ad interessare al mondo online come opportunità di business, come lavoro, okay? Come metodo di guadagno. Come ho detto all'inizio del video, anch'io sono un imprenditore digitale, quindi guadagno con internet, guadagno con il business online, ho diversi business online. E volevo ragionare con voi su come queste due cose fossero correlate, quindi su come fosse correlato il fatto dell'incremento, un incremento comunque così importante del numero di milionari nel mondo con l'avvento di internet visto come business. Allora, come ho detto già anche altre volte, fare business online si differenzia dal fare business offline semplicemente per il mezzo. Quindi tu hai il mezzo che è internet, che è l'online. Nel business online, appunto, mentre nell'offline hai altri mezzi, hai il mezzo offline che potrà essere per esempio la tua attività locale o qualsiasi altra cosa. Quindi diciamo che a livello macro è comunque business, è comunque un'azienda, ci sono dei processi aziendali, a volte anche ovviamente dei dipendenti, collaboratori, chiamateli come volete, comunque è più o meno la stessa cosa. Quello che però ho specificato più volte è la semplicità che c'è nel processo del business online. Adesso cosa vuol dire però questa cosa? In che modo, diciamo, questa semplicità ha influenzato la crescita di milionari? In realtà non è tanto la semplicità che ha influenzato, ma il fatto della barriera d'ingresso. Se, per farvi un esempio, aprire un ristorante, non so, io adesso qui sono a Dubai, aprire un ristorante a Dubai non ho idea di quanto costi, però, per esempio, aprirlo a Roma
Non credo che costi meno di 100.000 euro tra tutto quanto, ok? Prendere l'affitto del locale, comprare tutte le cose che ti servono, ok? Aprire effettivamente poi l'attività, la partita IVA, la posizione fiscale, pagare i dipendenti. Per tutto questo credo che almeno dovresti avere 100.000 euro da parte. Chiaramente dipende da dov'è il ristorante, dipende da quanto è grosso il ristorante e tutto quanto. Però comunque una media, diciamo, secondo me almeno 100.000 euro dovresti averli per investire, per iniziare, per avviare un business di ristorazione. Ecco, online non c'è questa cosa, nel senso che c'è l'investimento, ovviamente, ma non è così alto. La barriera d'ingresso, quindi l'investimento iniziale, è decisamente minore rispetto a un business offline. Ci sono business online che puoi partire da zero, quindi senza investimento, perché c'è più investimento magari in termini di tempo. Cosa voglio dire? Facciamo un esempio pratico, non so, il social media marketing. Allora, il social media marketing non c'è un investimento in termini di soldi iniziale, perché banalmente tu chiami le aziende, adesso ve la sto banalizzando, chiami le aziende, gli proponi il tuo servizio. E loro, se sono interessati, ti pagano, se no comunque continui a chiamare altre aziende finché non trovi i primi clienti, quindi non c'è un investimento di soldi, ok? Però c'è l'investimento in termini di tempo. Perché questo? Perché devi imparare come fare Facebook Ads, per esempio, devi imparare come fare Google Ads, devi imparare come parlare con le aziende, come fare una chiamata che chiuda la vendita e tantissime altre skills, tantissime altre competenze che sicuramente non impari dall'oggi al domani. Quindi è vero che non c'è bisogno di investimento, magari in termini di denaro attualmente, cioè all'inizio, ma c'è bisogno di investimento in termini di conoscenza, in termini di informazione e in termini di apprendimento del business e di alcuni ovviamente passaggi necessari da fare per offrire il servizio finale. Poi ho fatto questo esempio del social media marketing, in realtà ce ne sono anche tanti altri. Allo stesso tempo ci sono business in cui bisogna investire di più. Ad esempio, non so, aprire un e-commerce in private label oppure iniziare a fare Amazon FBA, quindi comprare stock di merce, mettere nel magazzino Amazon e vendere su Amazon, appunto sfruttando la logistica di Amazon. Sono business che comunque richiedono un investimento anche importante. Parliamo anche magari di 5, 10, 15.000, 20.000 euro. Ok, però comunque già con 10, 15.000, 20.000 euro tu sei al top, nel senso che hai veramente tutto quello che ti serve, hai margine d'errore se sbagli il prodotto, se sbagli qualcosa, puoi anticipare soldi che poi ti rientrano, quindi comunque stiamo parlando di tantissimi soldi. Iniziare un business online con 10, 15, 20.000 euro sono veramente tanti soldi, non sei l'ultimo degli stupidi che inizia un business così. Quindi rapportato all'offline sarebbe come investire, non so, milioni di euro per avviare un business in modo prepotente, per attaccare un mercato in modo molto prepotente, quindi contando non solo, magari facendo l'esempio del ristorante, ecco, quindi un ristorante di lusso al centro di Roma con, non so, un budget pubblicitario per il marketing incredibile già pronto, capite che già ci discostiamo molto dai 100.000 euro di cui ho parlato precedentemente. Ecco, diciamo, questo voglio far capire. Se tu vuoi attaccare un mercato, iniziare un business in modo molto serio e appunto facendo quasi all-in, cioè mettendo sul piatto tutto quello che serve e anche di più, se sul business offline potrebbero volerci anche diversi milioni di euro, nel business online invece diciamo che con 20.000 euro, poi certo dipende sempre cosa vuoi fare, ma cioè per quello che ho visto finora, con 20.000 euro puoi fare veramente qualsiasi cosa, in realtà ne servono molti, molti meno. 20.000 euro è per stare tranquillo, come ho già detto, anticipare soldi, avere la possibilità di ricominciare tutto da capo, eccetera. Quindi capite che c'è tantissima differenza. Ed è proprio questo, a mio avviso, che ha fatto crescere il numero di milionari nel mondo, perché nel momento in cui tu abbassi la barriera d'ingresso, ovviamente sono più persone che ci provano, più persone che entrano nel business. E per la legge dei grandi numeri, più persone entrano nel business, più persone avranno poi successo. È sempre una percentuale molto piccola, però se tu aumenti le persone che entrano, aumenti anche ovviamente le persone che hanno successo. Di conseguenza, diventare milionari con il business online è possibile, e questo fa sì che negli ultimi 5 anni, in questo ultimissimo periodo storico, si siano creati così tanti milionari partiti da zero, quindi milionari di prima generazione, parliamo, non milionari da famiglia milionaria o comunque che hanno avuto eredità, eccetera. Parliamo di milionari di prima generazione, persone che sono partite da zero, senza una famiglia milionaria alle spalle, senza niente, e sono diventate milionarie durante il corso della loro vita. Quindi hanno fatto cose nella vita che gli hanno permesso di generare una ricchezza tale da diventare appunto poi milionari. Quindi appunto volevo fare questo ragionamento un po' con voi per farvi riflettere sul fatto che effettivamente attualmente il trend non sembra aver voglia di scendere, quindi comunque andremo sempre in un aumento nel numero dei milionari, e quindi è interessante appunto capire effettivamente il discorso del periodo storico, dell'era storica in cui siamo, se è troppo presto, è troppo tardi, è il giusto momento per partire. In realtà secondo me
non c'è un giusto momento per partire. Come dice una frase che adesso non mi ricordo neanche di chi è, il momento perfetto era 10 anni fa, il secondo momento perfetto è ora. Ok, non c'è un momento perfetto per partire. Secondo me attualmente siamo ancora veramente alla preistoria del business online. Di conseguenza, iniziare a avviare il tuo business con le possibilità che ci sono ora, ragazzi, vi dico, in realtà poi cambiano veramente ogni mese. E non lo dico tanto per dire, per farvi un esempio pratico, per chi non lo sapesse, io ho iniziato con Amazon FBA, il mio primo business online è stato Amazon FBA, ok? Quando ho iniziato io, che era 2018, nel 2018 ho iniziato con Amazon FBA, si poteva partire, diciamo, anche con 800, 1000 euro, io sono partito con 2000 euro, comunque anche con di meno si poteva partire, con 1000 euro, 2000 euro, poi dipendeva dal prodotto, comunque con 1000, 2000 euro potevi partire tranquillamente, c'era gente che riusciva a partire anche con 500 euro. Ecco, già ad oggi questa cosa è impensabile. Partire con così pochi soldi è impensabile. Ad oggi bisognerà partire con almeno 5.000 euro, 7.000 euro, ok? Per stare tranquilli. In realtà, per stare tranquilli, anche molti di più. Però, per farvi capire, in 2 anni come è aumentata già la barriera d'ingresso. In soli 2 anni, che è veramente un lasso di tempo brevissimo se noi lo guardiamo dall'esterno. Quindi questo appunto ovviamente per farvi capire che la barriera d'ingresso si abbassa attualmente perché c'è ancora poca competizione. Quindi una volta che la competizione si alza, che iniziano ad entrare tantissime persone, come conseguenza la barriera d'ingresso si inizierà ad alzare. Ok, in realtà si alza costantemente. Quindi se sei interessato o interessata a fare business online, ti consiglio di non aspettare troppo, perché appunto questa barriera d'ingresso si alzerà sempre di più, come è normale che sia. Queste sono proprio le regole di economia di mercato generale. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, volevo fare appunto questa riflessione insieme a voi, fatemi sapere magari con un commento qui sotto cosa ne pensate, così possiamo appunto farci due chiacchiere. E se siete interessati al business online, se già lo fate, se volete iniziare a farlo, se volete capire di più e tutto quello che gira intorno appunto al business online che c'è online, vi invito ad iscrivervi alla live che farò il 30 settembre ore 21:30 italiane. Quindi iscrivetevi alla live, cliccate sul link che vi lascio qui sotto. Se stai guardando questo video dopo il 30 settembre, clicca comunque nel link che trovi sotto in descrizione perché troverai una pagina che ti spiegherà tutto quello che ho detto in una live. Magari ci sarà anche un video appunto esplicativo. Quindi clicca comunque nel link anche se lo stai guardando dopo il 30. Chiaramente non vedrai la live, vedrai un'altra cosa, vedrai quello che ho detto, vedrai un riassunto di tutto quanto. Quindi, ragazzi, per questo video è tutto. Noi ci vediamo domani con il prossimo video. Vi saluto e vi auguro buon business. Ciao ragazzi!